Buon salve ragazzi, benvenuti nel secondo episodio e conclusivo di What Remains of Edith Finch. Durante la registrazione di questi video mi si è rotto il microfono e anche qui all'inizio ci sarà un fastidioso rumore di fondo che poi si sistema, questo è il microfono nuovo. E nulla, ho intenzione di riprendere bene con i video e giovedì anche riprendo con le live su YouTube, ma nei prossimi giorni vi farò sapere meglio come. Comunque alle 16.30 giovedì su YouTube sarò in live. Adesso è decisamente buio, eh? Oh, mamma mia. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ah, Walter se ne andò il più lontano possibile. If there's a pattern in all these stories... Oh mio Dio, no, adesso troviamo Walter. I think it's that none of us has gotten very far. Mamma mia. Questa finta finestra? Cioè, Walter cosa stava qui? Nascosto? È sempre stato nello scantinato, Walter. Ed è morto nel 2005. Quindi la nonna... Cioè, oddio, era la... Walter... Era il figlio di Eddie, ovvero la nonna, andava ogni tanto allo scantinato a trovare il figlio. Rimasto traumatizzato. Vediamo la storia di Walter. Oh. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 anni. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. Sta durando questa cosa. Non è aperta. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Ma è bruttissimo avere questi tremori. Ancora. Ovviamente lui dice, la mia famiglia è maledetta. Io morirò. Me ne sto chiuso in un bunker. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Questa cosa che è estremamente rumorosa. Almost friendly. Cioè, questi sono peschi. Sembrano peschi sott'olio, non lo so. And then one day, everything just... stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now. The longest in 30 years. Oh no. I'm done waiting. Basta aspettare. I have to leave, while I still can. Ah, c'è un passaggio. Non so se c'era. Okay, dove si va? I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. Ucciso Barbara e Molly.
And Calvin. Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Ho deciso. Basta. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Ci ha messo un po', I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Mizzica! Non... Nanosecondo fuori. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Inquietanti, in effetti, come cosa. Ok. I'm sure my mom was trying to protect me. Però ripercorriamo anche le strade del buon Walter, che ha rimandato la sua morte per 50 anni, anzi 40, dai, perché ne aveva sui 10, penso, quando è morta Barbara. Capiterà lo stesso anche a noi. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Oddio, c'è tutta la spazzatura. Ok. Trying to bury something that's still alive. In effetti. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ecco qua, la tomba di Walter. Dici che si portavano sfiga da solo. Ma scusa. Dove cavolo arrivava sto treno? Boh, vabbè. I don't know if I should even be riding this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Disgrazia, no, dai. But I thought you should know about your family. Oh, santo cielo, questo è inquietante. And the history you're a part of. Dove sto andando? Non vedo qualche parte nello specifico. Devo andare in mare? Vediamo se mi fa andare in mare. Mi fa andare in mare? No, non mi fa andare in mare. Però penso di dover salire là. Mi sembrava proprio una cosa molto cinematografica quella di. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Beh, dai, ci sta pure, io ci crederai una maledizione se devono capitare tutte queste disgrazie in un'unica famiglia. Stiamo tornando in casa. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Giustamente.
Quindi abbiamo, diciamo, concluso la prima generazione. In realtà no, perché manca ancora Sam. Poi ci sono ancora un sacco, però io non so dove devo I andare. think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ah, ecco il cimitero. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. No, è il cimitero degli animali. Cioè, quanti ne sono morti? Zurpi, lurpi, furpi, ciurpi, burpi, durpi, durpi junior. Poi Lucy, Daisy, Tucker, Charlie, Coco, Zoe. No, vabbè. Ah, Sven ok. built the house, but it was Edie who designed the cemetery. E questo è il cimitero. Molly. Calvin. Sven ed Eddie. Walter. Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Addirittura un monumento qua abbiamo. She could see it poking out of the water at low tide. Vediamo. Si mette fuoco. Edie said she dreamed about the old house every night. Ok. Ma è la casa che è andata. Che è naufragata. Che. Ok. Che si è andata distrutta. Posso fare altro? Posso vedere altro? Vabbè, ci hanno fatto un monumento che guarda la vecchia casa. Questi. Edie's side was always easier for me to understand. Questa è. Sono i genitori di Edie. Ok. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Abbiamo dei nuovi nomi che sono. Appunto i Gus e Gregory. Ah, ok. Sam è il padre, che comunque è morto giovane, però ha avuto tre figli. Ah, e i figli sono morti prima del padre, tra l'altro, che sono Gregory e Finch. Cioè Gregory e Gus, volevo dire. Ok, sono i zii effettivi, i fratelli della mamma Dawn. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Eh sì, beh, ha senso, assolutamente. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Infatti non c'è la data di morte di Milton, il fratello di Edith. Però è scomparso nel 2010. Lewis Finch e Sanjay Kumar. Oddio, che cavolo è Sanjay, mo? Qui c'è un Sanjay che è. Ah, sarà il padre? Credo sia il padre di Edith. Marito di Dawn. Sì, praticamente li hanno divisi per generazioni di morti. Carino. Adorabile. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Sì, però che viaggio inquietante, posso dire. Cioè, Edith è consapevole che, cioè, la morte è imminente pure per lei, se sono tutti finiti così male.
La casa sull'albero, ci eravamo But looking back on it now, capitati. Quando eravamo un gatto in versione Molly. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Cosa sei incinta? Ma quanti anni hai? Non hai 17 anni. Ma... Mo cade. E di te incinta. Questo mi sconvolge. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ma ho capito bene. Ho capito bene. Adesso ho capito bene. Va bene. Andiamo avanti. They were both pretty intense. In effetti mi sa proprio che ho capito bene perché... Ora l'ho notata la pancetta, prima non me ne ero accorta. Ok. Sam è il nonno. Facciamo sempre un ripasso perché ogni volta noi ci dimentichiamo. Sam è il nonno di Edith e il fratello di Walter, Calvin, Barbara e Molly. Il gemello di Calvin. Sì, Sam è il gemello di Calvin. Ok. Giusto. Giusto, sì. Sam spent his life shooting photos, but mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Beh, Sam ha avuto qualche figlio. È il nonno, quindi sì, è quello che ha avuto i figli e ha mandato avanti questa famiglia. Era un militare. Vediamo com'è morto Sam. Come ce la racconti la storia di Sam? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. What? Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. It's too early, Dad. Perfect. It's going to rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Definitely shouldn't. Hey! That's a keeper. La teneri. Fatto la foto quello che piscia. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn. I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Cosa vuoi che fotografi? Cosa interessante. Oh, Dad! Good eyes, Dawn. Carina. Bella questa. Before you take the shot, let me get a picture of you. Facciamo una foto a lei. Chissà se... Eh sì, ma quando sarà venuta questa cosa, i due fratelli erano già morti, probabilmente. Dad, I... Just breathe. Let me get behind you. No, dai, non fatelo, poverino. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Ma che brutto! Cos'è un selfie? Ma è terribile questa cosa! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay?
Ma dai, ma sta piangendo, ma anch'io piangerei. Dad, it's twitching. I think that's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Oddio, è morto così. Wow. Comunque è traumatizzata pure Don. Cioè, gli muoiono due fratelli. That's the one I wish most that my mom had told me. Terribile. È terribile. Era ancora giovane, che sfiga. Vabbè, che tutti sono giovani in questa famiglia. Cioè, sono morti tutti giovani tranne Eddie. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Sì, in effetti, cioè, se è un marine, tipo, andare nell'esercito così, scelta facile per morire se già sei tipo maledetto. Ma tanto comunque muori nel modo più assurdo possibile, ovvero spinto da un dirupo, da un cervo che sembrava morto. Ottimo, ottimo, ottimo. Va bene. Certo che se fossi un genitore e sapessi queste cose, io forse i miei figli pure io non è che li farei tanto uscire di casa, non lo so, cioè, un po' paura comunque la si ha. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Beh, Edie ha perso tutti i suoi figli, praticamente. Non ne è sopravvissuto uno a lei. Dove devo andare? Ecco. Gregory è suo, uno dei fratelli di Dawn. Ok, vediamo a che età è morto Gregory. Ha un anno Gregory, ok, non me lo ricordavo. Gregory è durato molto poco, il povero piccolo Gregory. Vediamo cosa c'è di Gregory. Ah, un contratto di divorzio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oddio. I think no, he dai. Saw things the rest of us don't. Ma pure la morte del bambino così piccolo dobbiamo assistere perché io non ci tengo. Cosa devo fare? Ah, ok, lo stavo capendo, cioè. Ah, ma sto usando la rana, non avevo capito assolutamente. But hand over Gregory, it's time to. Hold on, sweetie. Hello? Ah, terribile. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Da, preso tutte. Posso fare altro? Oh. Posso far cadere. Ora diventa Giorgio. So much of Calvin. Ok, Calvin è lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Mi sto intrippando. Sure made him happy. Devo far succedere qualcosa di brutale a un bambino di un anno, se non sei. Non so. Seguono tutti. Oh. Ok, sono andato. Io penso, non so. Ma che trip è questa cosa?
I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Ancora. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Non voglio che Gregory senta questo. Abbiamo accettato il tubacco. I wish you could have told us about the world we saw. Oddio, amore mio. Hey, there's so much I don't understand about Gregory. About everything. Certo. But I know what happened wasn't your fault. Sure is. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Kay è la madre e Sam gli ha scritto questa cosa perché probabilmente si sentiva in colpa per la morte del bambino. Si sono lasciati quindi quando sarà morto nel 77 e poi è morto anche Gus nell'82. Oh, no, ho sbagliato. Ok. La mansarda stava tutta sta roba. Oh. I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. Eppure Gus è morto, nato nel 69 e morto nell'82. Anche lui quando aveva 13 anni, un bimbo. Vediamo anche Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ah, sto controllando la pilone. Bello, con due lettere. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Ah, oh, ok, qui c'è un momento. Gus non sta come nel suo, faceva semplicemente volare il suo pilone e si teneva dentro di sé la tempesta emotiva. Ok. No, lo sto incastrando da qualche parte. Oh oh, l'ha trapassato, non credo che funzioni così. Ho capito, amo, cosa devo fare? Cosa vuoi che faccia di me? I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom for the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Non ci serve una matrimonia. Ah, perché si sta risposando? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Ottima risposta. Cioè, oddio. Era un piccolo ribelle questo Gus. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Per arrivare una tempesta. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder.
Vabbè, Mitzega, è tanto che Sam se le va a cercare. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. E anche Gus ci lascia in modo brutale. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Vabbè. Però l'aveva già avuto dei maschietti. Quindi li ha chiamati Gus. Ok. Routine. Rice flag. Dove siamo? Oh, posso salire? Sì. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Praticamente stiamo salendo la parte strana della casa. Don Finch, fly to India. Nell'87. Voleva andare in India. Ah, Sanjay! È indiano, probabilmente. Sono... Sanjay è il padre di Edith, giusto? Sì. Ah, quindi Lewis, Milton e Edith sono mezzi indiani. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ok. Calcutta è una città dell'India, non è solo un cantante indie. Sono troppo simpatica. Ok. Ah, non mi dici niente. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Okay. Lewis was born a year later. Adesso tocca... Oh, ci fa Dawn, però Dawn è morta per ultima, quindi forse è l'ultima la madre. Quindi dovrebbe toccare i fratelli. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Ah, mizza, che pure il padre è morto comunque, subito. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Ho capito. Quindi il padre è morto, anche lui, molto giovane. L'ha attaccato alla sfiga della famiglia e quindi lei è tornata qua. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Ah, e poi hanno giù tutti quei piani strani. Alla casa. Non sembra nemmeno molto. And for a while, anorma. Things were good. Almost normal. But it didn't last. Non durò. Qui facevano la scuola? Edith, Lewis e Milton. Ah, praticamente studiavano a casa. Tutti i nomi. Forse per paura. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton, nato nel 92, scomparso. Decimo compleanno regalò un castello. Così. Ok. Sempre più piccole queste stanze stanno diventando. Wow! Che cavolo è successo, Milton? Vediamo. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Io spero che sia ancora vivo un pochino. Oh, è bello, come dico così, fanno animazioni.
Lui era molto, molto artistico. Qua. Aspetta. Il mouse devo farlo partire da un po'. Dall'altra parte, se no non riesco a fare tutto di fila perché mi finisce lo spazio. Acciù! Ah, oddio, che inception. Dentro uno dei suoi dipinti ed è sparito così? Cioè, questa è l'unica cosa che possiamo sapere di Milton. I was 4 when Milton disappeared. Ok, molto. Quasi come se fosse una sua decisione. Devo scendere, immagino. Non credo che ci sia un'altra strada qua. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Ah, le sigillate in quel momento. Ha sigillato anche questo, ovviamente. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Cosa qua? Proseguire verso l'alto. Guarda qua, ci sono ancora un po' di casette. Andiamo da questa parte. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Lewis, 1988-2010. Lo stesso anno? Che è la scomparsa di Milton, giusto? Ah no, Milton è scomparso nel 2003, mi sono un attimo confusa con gli anni. Nel 2003 è scomparso Milton, aveva 9 anni. No, 11. Mentre Lewis aveva 22 anni quando è morto, nel 2010. Ma che è una barca? Certo che però abitare così esposti, insomma. Secondo me la temperatura non è il massimo, però bello, suggestivo. Very familiar. That part of him lived on. Penso che ci si facesse un sacco. Ok, c'è anche il narghilè, ho capito. Ok, si può intuire che tipo di odore si sentiva, a quanto pare è rimasto. Ma faceva bene, cioè non ci si droga assolutamente. Però, he was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Vediamo un po'. Vediamo un po' invece Lewis. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Sì. Ci devo arrivare? E non ci arriva con la mano. Wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats.
devo essere concentrata, non riesco a fare. Oddio, si sta come un pesce. And things that have not names. He knew it was all in his head. Oh dear. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Wow, ragazzi, questo è un trip assurdo, posso dire. E un po' lo capisco perché mi capitano di fare la stessa cosa. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Qualcuno gli sta parlando, ma lui ormai è andato. È totalmente sconnesso dalla realtà. In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince. L'ho fatto gay, non ho capito. Ho scelto un uomo.
the prince was on his own quest for... Cobalini radianti, posso dire, sì. Radiant rainbows. Seguendo la via LGBT. No! Ah, sorry! Non riesco bene a guidare. Difficile. He followed the sound of his... Questo mi ispira. Electric sitar. No, ne ho schippata una. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Beh, ormai non si vede più niente. He knew the world was all in his imagination. Devo togliere sti pesci. Guarda però. Cioè, ma guarda la qualità! He was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Wow. Questo è stato un viaggio bello intriposo. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Eccolo là. He began to despise the man with a royal contempt. Non stai più prendendo pesci. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico, who had insisted on inviting him. Tutto Molly. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Ma è una ghigliottina! I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him.
My brother was really cool. I wish you could have met him. Wow. Manca solo... Oddio, adesso tocca a Eddie in teoria. Perché ancora Eddie è morto nel 2010, insieme dopo Louis, e poi c'è Dawn. Wow! Devastante questo. Questo è stato un gran bel trip. Un gran bel... Bisogna di una pausa. Riprendo dopo un giorno, devo dire che la storia di Louis è stata finora la più triste tra tutte. Cioè, nonostante comunque siano tutte tragedie quelle che sono venute, siano morti di bambini. Non so, Louis mi ha proprio dato dell'angoscia, devo dire. Ora, vabbè. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Moriva spesso. Sì, vabbè. Allora, penso di poter uscire e passare alla prossima stanza, casa, qualcosa. Vediamo. Posso salire? Questa era una sorta di barca. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Ah, ok. Sono due strade? Devo salire? I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Povera Edie, alla fine è rimasta da sola, quindi. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Capisco perché ce ne andammo. Allora aspetta, a parte che è strabuio. Dove sono adesso? Ah. Vediamo cosa c'è qua. Edith Mann. Questa è una sorta di mini cucina. My mom ended up leaving everything behind. Oh, la foto del 90° compleanno. Di chi è questa stanza? Di Dawn, quindi? Ah, guarda. Sanjay Kumar è il padre. Ah, questo è un libro che ha scritto. Dall'insegnare all'imparare. Dawn Finch. Ok, erano molto credenti a quanto pare. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Sarebbe dovuto succedere prima. Questa è camera nostra. But it had to end one way or another. Oh. All that's left now is to tell you about that last night. Ok. Perché sono... sto gattonando? Sì, sto gattonando perché è estremamente bassa. Questa è la camera di Edith. Beh, dai, non c'è una data di morte almeno. Ok, vediamo. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Edie la nonna. Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Ok. Perché è così tanto buio ogni volta? Sono la bambina.
The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Possiamo entrare nella porta che abbiamo trovato chiusa all'inizio, che in effetti non avevamo ancora visto. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? La storia dei Finch, by Edith Finch, la nonna. Ok, vediamo. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Aiuto. I got turned around. Ma dove... Devo guardare qualcosa, i piedi, non so, non so orientarmi, vado dritta comunque, non giro. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Okay. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Molla! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. No. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Quindi è morta praticamente quel giorno. We both tried to make the best of it. Posso guidare il braccio? A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Niente. Oh. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone.
last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Morto nel 2017. 18. È morta lì. O no? Morto poco dopo. Anche lei super giovane. Ma è tristissimo. Non c'è una spiegazione un pochino migliore su quello che potrebbe essere successo? Adesso si ripercorrono tutti quanti. Questo è Lewis. Milton, non si sa, chissà che fine ha fatto il povero Milton. È scomparso in uno dei suoi quadri. Vabbè, adesso ci ha disegnato... Donna era disegnata? E Donna non erano disegnate, infatti, le ha disegnate dopo. Ok. Quindi basta, finisce così. Che tristezza! Che amarezza! Edith, beh, potresti mettere la tua data a sto punto. E niente, no, in effetti non può metterla se è stata lei quella che ha disegnato e fatto tutto. Bellino, davvero bellino, molto triste, però molto intrippato, molto tripposo. Così, per curiosità, qual è stata la vostra storia preferita? Mi è piaciuto molto Calvin, come è morto sull'altalena, non lo so, è stato mistico, però Lewis mi è entrato nel cuore. Vabbè, niente ragazzi, mi è piaciuto molto, spero che sia piaciuto anche a voi. L'ho registrato tutto di fila e poi l'ho pubblicato, quindi insomma leggerò tutti i vostri commenti piano piano che usciranno gli episodi, che tanto non saranno molti, e grazie per aver guardato anche questa serie insieme. Ciao a tutti, al prossimo video.